Bentrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Avinews. Apriamo la puntata con le immagini del flash mob che ha visto coinvolti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Fabretti di Perugia, al motto di Save the Planet. Ci dice di più Carla Adamo. Giovani ma consapevoli di come la loro voce e il loro esempio siano importanti per lanciare un messaggio di amore verso il pianeta e l'ambiente. Così, al motto di Save the Planet, oltre 100 alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Fabretti si sono esibiti in piazza 4 novembre in un flash mob con slogan, immagini e cartelloni che hanno colorato di buono il cuore della città di Perugia. Sono iniziative estremamente interessanti perché permettono alle scuole di educare allo sviluppo sostenibile, agli obiettivi dell'Agenda 2030, promuovendo in questi bambini quelle che sono le competenze di cittadinanza attiva e democratica, cioè loro stessi sono primi attori, protagonisti della promozione degli obiettivi relativi allo sviluppo sostenibile. E da protagonisti i giovani hanno portato in piazza messaggi importanti come il futuro è nelle nostre mani e siamo responsabili del domani, ricordando la regola delle 3R, ridurre, riciclare e riutilizzare. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di educazione ambientale Green Influencer lanciato da Gesenu per l'anno 2022-2023 e al quale la scuola Fabretti ha aderito. Sono ben la bellezza di 5 anni che lavoriamo e partecipiamo al concorso e al progetto della Gesenu. E l'anno scorso abbiamo avuto anche, diciamo, l'onore e la soddisfazione di essere stati inseriti nella piattaforma ministeriale che raccoglie proprio progetti legati all'ambiente. I bambini e i ragazzi sono molto impegnati in queste tematiche, molto attenti. Non solo riciclano e differenziano, ma cercano di sensibilizzare nella famiglia ad atteggiamenti e comportamenti corretti. Lavoriamo sull'obiettivo 11 dell'Agenda 2030, che è città e comunità sostenibile, e quale miglior contesto storico. Insomma, noi siamo la scuola Fabretti, la scuola del centro storico, e quindi ci teniamo molto, insomma, ad essere presenti in questa bellissima piazza per dare un messaggio da parte di tutti i nostri alunni a tutta la città. Al flash mob era presente anche il vice sindaco, assessore alla scuola e alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza del comune di Perugia, Gianluca Tuteri. Parte dai giovani, perché i giovani vogliono smarcarsi da quella che è una retorica che utilizziamo spesso noi adulti, dicendo che i bambini sono il nostro futuro. In realtà ci dimostrano che loro sono il presente, sono attivi, sono in grado di adoperarsi per dare delle indicazioni immediatamente su quello che c'è bisogno di fare, soprattutto su temi che riguardano il futuro come questo. E adesso a Marciano, dove si è tenuta la cerimonia di consegna della borsa di studio promossa dall'Associazione Umbra per lo studio e la terapia di leucemia e linfomi e attribuita annualmente ad uno studente meritevole del liceo scientifico Salvatorelli Moneta di Marciano. I dettagli con Nicola Torrini. È stata assegnata al giovane studente Michele Pioppi la seconda edizione della borsa di studio promossa dall'AUL, Associazione Umbra per lo studio e la terapia di leucemie e linfomi, intitolata alla memoria della sua fondatrice e storica presidente Maria Pia Briziarelli, scomparsa nel 2018. Un riconoscimento che viene attribuito annualmente allo studente del liceo scientifico Salvatorelli Moneta di Marciano che abbia riportato la miglior votazione agli esami di Stato e che si sia poi iscritto alle facoltà di medicina o scienze infermieristiche. L'obiettivo infatti è quello di motivare gli studenti a intraprendere un percorso di studi nell'ambito della lotta alle leucemie e linfomi. La cerimonia di consegna della borsa di studio da 3.000 euro si è svolta al Teatro Concordia di Marciano alla presenza delle autorità scolastiche cittadine.
l'interesse verso le facoltà di medicina o comunque di scienze mediche è molto forte all'interno dell'istituto, e il riconoscimento in questo senso va a favore chiaramente di tutto quello che è il contributo che le nuove generazioni possono dare alla ricerca, in particolare alla ricerca riguardo i linfomi. La scelta di medicina è venuta con il tempo. È ovvio che da quando uno è piccolo si deve sentire determinate cose, no? Cioè, in generale anche l'empatia verso il prossimo penso che sia uno dei fattori più importanti. Quanto è stato importante aver frequentato il liceo scientifico di Marciano? Ma in generale penso che sia stata una delle cose fondamentali, uno per la preparazione data, ma soprattutto perché la scuola in generale, soprattutto ovviamente quella che ho frequentato io perché mi sono trovato benissimo, oltre allo studio è divertimento, è collante, e penso che senza questo non sarebbe neanche venuto tutto il contesto, tutti i risultati ottenuti finora. Il liceo scientifico è veramente una scuola che dà ai ragazzi, oltre ad una solida preparazione di base in ambito scientifico, anche proprio un metodo di studio, quindi degli strumenti per affrontare con successo il percorso universitario futuro. Ho visto veramente generazioni di studenti che si sono formati a tutto tondo, a 360 gradi, hanno intrapreso dei percorsi in diversi ambiti, ma ci preme, ecco, sottolineare l'importanza dell'ambito scientifico, che riguarda poi anche la preparazione per le ragazze, le studentesse, le STEM, tutto quello che insomma gravita intorno ad un futuro che deve assolutamente riguardare la nostra comunità. Ci spostiamo all'aeroporto internazionale dell'Umbria, San Francesco d'Assisi, dove si è tenuta la sfilata del cuore organizzata da Un'idea per la vita, Onlus, un evento di solidarietà, arte e moda che ha aperto la rassegna delle numerose iniziative che l'associazione propone ogni anno. Ce ne parla Carla Damo. Un'idea per la vita Onlus torna all'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi, luogo simbolo per l'associazione, in cui nel 2019 è stata ospite per il suo primo evento. Torna organizzando la Sfilata del Cuore, iniziativa di solidarietà, arte e moda che ha aperto la rassegna delle numerose attività che l'associazione propone anche quest'anno. Siamo molto felici perché questo è un modo per farci conoscere ancora di più. Noi cerchiamo di dare delle carezze alle donne che vivono un momento delicato della chemioterapia. Il nostro prossimo progetto è la raccolta fondi per un lettino che andrà all'ospedale di Branca. È una manifestazione per la vita. E anche a nome del nostro direttore Umberto Solimeno porto i saluti di suoi e di tutta la SASE. In passerella ha sfilato la solidarietà, perché l'evento, patrocinato da Regione e Assemblea Legislativa dell'Umbria, ha permesso una raccolta fondi per sostenere i progetti dell'associazione dedicati a sensibilizzare rispetto alla prevenzione delle malattie oncologiche femminili. Nell'ultimo anno Un'idea per la vita Onlus si è anche distinta per l'iniziativa Banca della Parrucca, supportando le donne nel difficile percorso psicologico post-operatorio del ritorno alla socialità. Alcuni trattamenti terapeutici importanti hanno delle complicanze, diciamo, estetiche molto pesanti, per cui avere questo tipo di associazione a fianco alle donne che fanno questo percorso terapeutico è importantissimo, sia per quello che riguarda la parrucca, ma anche la cosmesi in generale. Tra i propositi di quest'anno c'è l'acquisto per l'ospedale di Branca Gubbio di una poltrona reclinabile per biopsia stereotassica mammaria. In tanti, cittadini e istituzioni, amici dell'associazione, tra questi Erika Borghesi, consigliera della provincia di Perugia, Luca Merli, assessore comunale di Perugia, e Donatella Tesei, presidente della regione Umbria, non sono voluti mancare all'evento. Un modo originale per presentare innanzitutto il lavoro di questa importantissima associazione
per fare comunicazione, per farsi conoscere, ma anche per comunicare la prevenzione a livello di problematiche femminili, e questo è sicuramente molto importante. Poi devo dire che loro sono veramente instancabili e sono di grande aiuto a tutte le donne che devono fare dei percorsi oncologici importanti da tutti i punti di vista. Quindi per me oggi questo invito e questa presenza è assolutamente molto gradita, perché condivido perfettamente gli scopi di questa associazione. A Montefalco, l'Orsis Sporting Club, l'Elame, primo test eventi giovanile pony organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri per selezionare i nuovi componenti del Team Italia giovanili di salto ostacoli. Tanti gli atleti giunti da tutta Italia, come ci racconta Nicola Torrini. Circa 500 giovani atleti, le promesse dell'equitazione nazionale, sono giunti a Montefalco da quasi tutte le regioni d'Italia per il primo test event giovanile pony organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri per selezionare i nuovi componenti dei Team Italia giovanili di salto ostacoli. L'evento è stato ospitato all'Orsi Sporting Club L'Elame, struttura selezionata sia per la sua posizione strategica al centro del paese, ma anche per la qualità e l'offerta del centro sportivo stesso. Al termine dei test, i migliori tre cavalieri amazzoni della classifica generale delle categorie alte nelle varie fasce d'età, Young Rider, Junior, Children e Pony, sono entrati di diritto a far parte dei Team Italia, che saranno il riferimento per l'attività internazionale ufficiale. È una bella soddisfazione poter ospitare un concorso del genere, perché vedere questi ragazzi che lottano per avere un posto in nazionale è una bella soddisfazione. Siamo veramente onorati di poter ospitare un evento del genere, ci tenevamo tanto perché crediamo molto nei giovani e pertanto ci piace veramente ospitare una manifestazione del genere. Un'ultima considerazione sugli atleti umbri: questo è uno dei primi eventi nazionali, ma ovviamente la stagione è lunga, cosa ci prospetta? Alcuni ragazzi hanno partecipato al test event e non sono numerosi, però hanno riportato a casa dei buoni risultati, per cui come Comitato Regionale Fise Umbria siamo contenti della partenza di questi ragazzi, perché comunque si mettono in gioco, lavorano e comunque sono venuti qui a competere con i migliori. Il sindaco di Montefalco, Luigi Titta, intervenuto alle premiazioni, ha voluto anche sottolineare gli importanti risvolti turistici e promozionali di simili eventi. È sempre un'occasione importante, una grande opportunità per il nostro territorio, per la nostra città, quando si svolgono gare così importanti. Riteniamo anche ormai di essere all'altezza, di poter presentare comunque una location, ma nello stesso tempo un territorio che è all'altezza anche di queste situazioni. Per cui io credo che il centro L'Elame, come sta dimostrando, insomma, ogni anno in forte crescita e migliora sempre di più i suoi spazi, e nello stesso tempo anche noi credo che anno per anno riusciamo ad essere al passo con la nostra città e le nostre eccellenze. Come di consueto, in prossimità della Pasqua, la Central Car di Perugia ha ospitato una Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo Metropolita di Perugia, Città della Pieve, Ivan Maffeis. Vediamo insieme il servizio. Sono contento di essere in una realtà come questa, dove l'attenzione alla persona non è semplicemente proclamata ma è vissuta. Anche parlando con diversi dipendenti si sente questa attenzione, questo rispetto per promuovere la dignità, la creatività, la responsabilità di ciascuno. Sono le parole di Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo metropolita di Perugia, Città della Pieve, che per la prima volta ha fatto visita alla Central Car di Perugia, raccogliendo l'invito del presidente Ettore Pedini a celebrare la Santa Messa. Un appuntamento ormai irrinunciabile in occasione dell'avvicinamento alla Pasqua cristiana, e difatti al rito, come ogni anno, hanno partecipato i dipendenti e collaboratori dell'azienda. L'arcivescovo Maffeis si è intrattenuto a parlare con loro, soffermandosi sull'importanza del lavoro.
il mondo del lavoro non soddisfa semplicemente quei bisogni primari indispensabili, ma ci permette di crescere come persone, di crescere come comunità, sentendoci anche partecipi di un disegno più grande, di un disegno comune che è quello di un'azienda, che è quello appunto del mondo del lavoro. Per molti c'è ancora il dramma del lavoro, della perdita del posto di lavoro o del lavoro insicuro, del lavoro poco valorizzato. Chiediamo davvero che ci siano delle politiche che siano attente a dare opportunità nella promozione di un territorio che ne offre molte, ma che forse domanda proprio anche la fatica di mettere insieme un disegno che possa dar gambe e dare opportunità concrete di lavoro. Se il posto di lavoro, se il luogo di lavoro diventa anche un sacrificio, visto che lo dobbiamo fare per portare avanti le nostre famiglie, come rimarcava l'Arcivescovo, è bene farlo in un luogo dove si vive per quello che è possibile, nella massima serenità. Abbiamo creato un gruppo importante, solidale, e quindi cogliamo l'occasione anche per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti quanti, alla comunità e a tutti i nostri dipendenti e alle loro famiglie. Nasce una grande connettività. Una storia magica. Un acceleratore di futuro. Tecnologia. Competenza. E umanità. Tutte le persone. Rete. Connesse. Sedicesima edizione per Primavera in Valnerina. La mostra Mercato del Giardinaggio e Florovivaismo torna in un tripudio di colori e profumi dal 29 aprile al 1 maggio nella suggestiva cornice dell'Abbazia dei Santi Felice e Mauro a Sant'Anatolia di Narco. In programma, accanto agli stand di espositori selezionati di piante e fiori, ci saranno attività didattiche, corsi di formazione, area bambini, villaggio dei prodotti e dei mestieri e degustazioni gratuite. Bellezza e benessere, in una parola, beauty. A Perugia, in via Sette Valli 320, il centro di bellezza di Claudio Barcaccia è pronto a prendersi cura di te. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia, mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, capelli, nails e abbronzatura per una bellezza a 360 gradi. Beauty, un universo di bellezza. C'è la firma di un'azienda umbra su trofei e medaglie della Formula 1 e non solo. Si tratta della Bartoccini Premiazioni, divisione della Bartoccini Gioiellerie, che progetta e realizza questi veri e propri capolavori di design. Vediamoli nel servizio. La gioielleria Bartoccini a Perugia custodisce un tesoro che non ti aspetti. Dimenticando per un attimo anelli, bracciali, collane e orologi, preziosissima è l'attività aziendale costituita dalla realizzazione di trofei che suggellano vittorie di grandi campioni del mondo dello sport. Bartoccini Premiazioni è la divisione dell'azienda che si occupa proprio di progettare, disegnare e realizzare coppe, medaglie e trofei di grande prestigio e valore. Nata nel 1964, parallelamente all'attività della gioielleria, Bartoccini Premiazioni è cresciuta sempre più, passando da competizioni nazionali a internazionali, fino alla conquista più recente, nel 2020, con l'entrata nel mondo delle premiazioni della Formula 1. Siamo entrati in punta di piedi sul mondo del motorsport perché avevo capito che lì era la strada giusta. Piano piano abbiamo iniziato a farci conoscere, a proporre oggetti nuovi soprattutto, che è il fulcro del mio lavoro. E da lì l'autodromo di Magione, Misano, Imola, Monza, siamo diventati fornitori ufficiali dell'autodromo di Monza e tuttora lo siamo. Abbiamo iniziato la nostra avventura anche
nel settore delle motociclette, quindi campionati superbike. Poi nel 2020 è arrivata la bomba, nel senso che già eravamo fornitori ufficiali dell'autodromo di Imola per quel che riguarda tutte le gare stagionali, con trofei carini, di prestigio sì, ma mai avrei pensato di poter arrivare alla Formula 1. E invece proprio della Bartocini Premiazioni la firma sul trofeo che Lewis Hamilton alza e mostra al mondo dal gradino più importante del Gran Premio dell'Emilia-Romagna del 2020, sua 93esima vittoria in carriera. Un trofeo davvero speciale. È il primo trofeo che Imola presenta dopo il 2006, col ritorno della Formula 1 ufficiale. L'unico trofeo, e il primo trofeo in assoluto, dove viene ricordato un grande campione che purtroppo su questo circuito ha perso la vita e era Ayrton Senna. E Federico, con la sua creatività, con la sua passione, è riuscito a trasmetterla e ha incastonato un diamante proprio, vedi, nella curva del tamburello dove lui ha perso la vita. E il terzo motivo dell'importanza di questo trofeo è che è stato il primo trofeo per la Formula 1 dove il nome del vincitore è stato inciso live da Fidel. Bartocini Premiazioni è ormai inarrestabile e continua a collezionare successi. Abbiamo presentato le medaglie per le gare sprint l'anno scorso a Monza. Quest'anno abbiamo rinnovato le gare sprint tutte e tre su Imola, Austria e adesso in Brasile, e in più abbiamo fatto il trofeo per il Gran Premio Rolex di quest'anno dell'Emilia Romagna, sempre a Imola. Vediamo quello che ancora di bello ci riserverà questo fantastico mondo della Formula 1 e ve lo racconterò. Paolo Garofoli dell'azienda Garofoli di Terni è il nuovo presidente della sezione meccanica di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. Sentiamo come porterà avanti il suo mandato nel servizio. Cambio ai vertici della sezione meccanica di Confindustria Umbria che ha eletto il nuovo presidente per il biennio 2022-2024 e rinnovato il consiglio direttivo. Sarà Paolo Garofoli dell'azienda Garofoli di Terni, leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di soluzioni tecnologiche per i settori difesa, aerospazio e telecomunicazioni, mentre Andrea Marcantonini dell'azienda MCT Italy di Bettona sarà il vicepresidente. Garofoli ha spiegato che nel suo mandato si concentrerà particolarmente sul tema della sostenibilità, non solo ambientale ma anche organizzativa, sociale ed economica. Il tema della sostenibilità riguarda la continuità aziendale, riguarda quello che è il nostro piano di azione a medio-lungo termine. Non possiamo pensare di continuare a lavorare day by day, noi dobbiamo programmare la nostra attività nel medio-lungo termine e avere un respiro più ampio, essere proattivi, curare tutti i cambiamenti che si possono trovare sul nostro percorso e trovare delle soluzioni. Altri nodi da affrontare saranno le comunità energetiche e l'education. L'altro è sicuramente il tema dell'education. Dobbiamo assolutamente fare un network tra privati e pubblico per avere la possibilità di generare quelle risorse che purtroppo mancano da tanto tempo. Leggiamo sui giornali del mismatching tra domande e offerta da troppo tempo. Dobbiamo porre in essere un'azione mirata, sfruttare quello che all'interno dell'organizzazione di Confindustria abbiamo già, come per esempio l'ITS, come il Digital Hub Innovation, come SFCU, nel formare sia la nostra governance che tutto il nostro management che tutte le qualità operative. Anche le istituzioni locali debbono darci una mano e quindi dobbiamo entrare dalle medie fino all'università, nel mondo scolastico, per creare un'academy dedicata a quello che il mercato nostro di questo comparto può richiedere. A un
Furia Fiere, tra i protagonisti di Expo Casa, c'è stata l'azienda Tecla, che costruisce case in legno e propone soluzioni abitative secondo gli standard costruttivi moderni che riconnettono l'uomo alla natura. Per noi, Carla Adamo. Trasmettere un'emozione e con essa far vivere l'idea di impresa che c'è dietro un progetto di costruzione in legno e l'intimità di una casa realizzata con questo materiale. Una scelta costruttiva e di vita che riconnette l'uomo alla natura e lo riporta verso il senso profondo dell'esistenza. Con questo forte messaggio di rinascita e di amore verso l'uomo e l'ambiente, Tecla, azienda che costruisce case in legno, ha rinnovato la sua partecipazione a Expo Casa durante la 39ª edizione. Vivere in una casa in legno, secondo noi, crea un modo di essere che può permettere di entrare in contatto con una origine, no? E non a caso l'albero rappresenta anche nell'ontologia cristiana un afflato particolare. Tecla parte da un progetto architettonico fornito dal committente e lo realizza con le migliori tecnologie costruttive che il mercato è in grado di offrire, in particolare quelle basate sull'utilizzo del pannello a telaio e del pannello Bio X-LAM. Alla base della proposta abitativa e dell'attività di Tecla c'è comunque sempre un forte messaggio di spiritualità, sottolineato durante l'evento fieristico da uno stand molto evocativo. Quest'anno abbiamo immaginato una cappellina, una Tecla Chapel, rivestita in sughero, anche questo è un materiale evocativo. La nostra stessa sede è in un monastero e quindi stiamo bene in questa spiritualità, viviamo bene il fenomeno imprenditoriale, cerchiamo di costruire bene, immaginando quest'uomo che in una casa in legno, al di là della tecnica e della scienza che c'è dietro a questo mondo delle costruzioni, possa trovare, ritrovare un piacere di vivere per costruire l'uomo nuovo. L'uomo ha bisogno di un guscio, di una casa in cui esprimersi, in cui costruire relazioni sociali, vivere e morire, e penso per noi che il miglior contenuto non possa che essere una casa in legno. A rafforzare il messaggio della Tecla Chapel, un passo inciso su una delle pareti interne alla struttura. Questa bellissima lettura di Isaia, che è un invito a pregare. Come la neve e l'acqua arrivano al terreno e permettono all'uomo che vive di avere gli alimenti per poter vivere, lo stesso ruolo ha la preghiera, nel momento in cui entra nell'uomo lo trasforma e gli permette di vivere bene. Un po' questo è il senso di questo messaggio di Isaia. Il centro Porsche di Perugia ha ospitato l'assemblea annuale dell'Associazione Manager Italia, che ha visto la partecipazione di manager e alte professionalità del settore terziario da tutte le regioni del centro Italia e anche dalla Sardegna. Ci racconta com'è andata Nicola Torrini. Manager e alte professionalità del settore terziario sono giunti nel capoluogo umbro in circa 70 da tutte le regioni del centro Italia e anche dalla Sardegna per l'assemblea annuale dell'Associazione Manager Italia, che è stata ospitata al centro Porsche Perugia in via Sette Valli. La struttura, infatti, sebbene svolga ovviamente la funzione principale di concessionaria, si presenta come un vero e proprio centro polifunzionale dotato di uno spazio adibito a sala conferenze, punti di accoglienza e servizi multimediali. Abbiamo scelto Perugia perché è al centro dell'Italia e perché volevamo essere i primi a usufruire di una nuova struttura Porsche meravigliosa che stiamo visitando e che quindi nella quale possiamo praticamente portare avanti tutti i nostri temi. Siamo l'associazione dei manager del terziario, quindi il contratto di Porsche che con i dirigenti è un contratto del terziario, per cui diciamo che siamo in una delle aziende di casa nostra. Per noi è stato molto gratificante essere stati scelti dall'Associazione Manager Italia per svolgere la loro riunione annuale.
questo perché hanno recepito la nostra voglia, la nostra volontà di poter sfruttare questa struttura per eventi non solo legati al mondo automobilistico, ma anche eventi aziendali, di corporate, e questo oggi è un esempio. La giornata si svolgerà all'interno di Destination Porsche, che è anche altamente tecnologica e quindi offre l'opportunità di avere una presentazione adeguata all'interno con dei LED wall e monitor a disposizione, per poi ovviamente parlare anche e accompagnare la giornata parlando di mobilità. In questo contesto, ma anche in un'ottica di promozione delle bellezze della città, il centro Porsche Perugia ha quindi organizzato un tour in centro storico a bordo dei più innovativi modelli elettrici Porsche. Con i manager presenti, infatti, si è voluto affrontare e approfondire pure il tema della mobilità elettrica. Un tema che mai quanto adesso è al centro dell'attenzione e su cui il marchio che rappresentiamo sta investendo molte risorse. Avremo ospite le performance manager di Porsche Italia per approfondire le tematiche e abbiamo l'occasione di far provare ai manager presenti qui da noi una gamma di vetture di eccellenza pronte a far vedere come l'elettrificazione può essere anche divertente e performante. Siamo molto curiosi come manager di conoscere queste nuove opportunità e quindi altro vantaggio che ci ha dato il centro Porsche Perugia è proprio quello di raccontarci quella che sarà la mobilità del futuro in casa Porsche. Torna per la sua 10ª edizione Only Wine, salone nazionale dei giovani produttori e delle piccole cantine. L'evento si terrà a Città di Castello il 22 e 23 aprile. Vediamo. Compie 10 anni Only Wine, il salone nazionale dei giovani produttori e delle piccole cantine, vetrina importante per il territorio, occasione per promuovere la cultura enoica a livello nazionale e internazionale. L'appuntamento è sabato 22 e domenica 23 aprile a Palazzo Vitelli di Città di Castello, che ospiterà la mostra mercato in cui troveranno posto 20 regioni italiane rappresentate da vignaioli under 40, con meno di 7 ettari di terreno o con meno di 15 anni di storia. E poi ci saranno il banco d'assaggio, masterclass, incontri, iniziative per operatori del settore e, novità di quest'anno, un temporary restaurant. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avnews.it. Da Avnews è tutto, un buon proseguimento!